Ciao a tutti e bentornati su Valheim. Oggi mi trovo sul bioma della neve perché voglio testare questo oggetto che mi ha praticamente droppato il terzo boss, ossia il Bonemas. Dunque, se non l'avete ancora fatto, andate a guardare la guida. Dunque, allora, questo qui è semplicemente un oggetto che serve per individuare dei materiali segreti. Basta cliccarci sopra e si dovrebbe. Allora, clicchiamoci sopra. Ecco, dovrebbe venire fuori il buff qui in alto. Vedete che ho i miei buff. Ovviamente ho dovuto mangiare. Cioè, ho dovuto prendere l'idromene per la resistenza al freddo. E quando io sono nelle vicinanze di qualche oggetto nascosto, esce una luce verdina. Ora, non ho capito bene il funzionamento. Cioè, se è molto nascosto, bisogna scavare parecchio. Come funziona? Adesso vediamo un po' se prima di tutto riesco quantomeno a trovare l'oggetto. Vediamo se mi va, se mi incomincia a brillare. Dunque, allora, qua sta scatenandosi la tempesta di neve. Purtroppo a causa dei vari bug, che gli animali sono sempre molto più potenti di quello che sembrano, sono morta di nuovo. Ecco, allora, qui c'è la ghiandola congelata. Non hai spazio nell'inventario, perfetto, perché raccatto sempre roba che non me ne frega niente. Eccola. Comunque, anche i draghetti per fare queste frecce, questa serve per fare le frecce congelate, sono uno ogni 56 km. Allora, qui finora, ecco, forse quello lì potrebbe essere una pietra di ossidiana. Forse, non lo so, mi sembra. Ecco, vedete che quando. Io non ho capito se lui mi fa vedere qua con questo verde. Eh sì, sarà l'ossidiana. Quindi andiamo a. E me ne ha dati tre. Cioè si sono anche sprecati. Però lui continua a lampeggiare, quindi può darsi che qua ci sia qualcosa. Vedete, ci sono queste strisce verdi. Ora, io non so perché ho visto dei video e la gente si mette a picconare e in teoria ci dovrebbe essere l'argento qua da qualche parte, però non so quanto bisogna andare in profondità questo discorso, anche perché poi come si esce? Boh, proviamo ad andare giù, qualcosa magari uscirà. No, vabbè, ma comunque 3 ore che sto, ma sta venendo fuori solo pietra, cioè boh, non lo so quanto uno debba andare in profondità per trovare, però qui lampeggia sempre, chissà dov'è. Allora, qua si è fatto un po' più forte, non so se bisogna andare. Ah, ma che cos'è? Sta a fare forse? Boh. Potarsi che ti. Vedete? Cioè, si è fatto più forte, ma non so se andare a scavare qui. Bisogna capire bene come funziona. Vediamo se spostandosi aumenta o diminuisce, perché vuol dire magari mi sto avvicinando, ma non è ancora detto. Ah, ma vuoi dire che questa cosa qui sta a fare qui? No, ossidiana. Vabbè, buono, però mi serviva. Vabbè, ovviamente adesso sono piena anche di pietra, purtroppo è così. No, se è rallentato rispetto a prima. Qui mi sembra più forte, ma dove? Cioè, boh. Cosa faccio? Mi metto a fare un mega buco? Cioè, non è che sia una roba molto semplice capire dov'è sto cavolo d'argento. Cioè, a me qua mi sembra molto più forte rispetto agli altri punti. Però non so nemmeno se poi qua. Vediamo. Cioè, ti crea delle illusioni. Mi sembrava che fosse qua. Si è fatto più forte sto rumore, ma alla fine. Ma. Oh, finalmente l'ho trovato, Silver Vein. Vabbè, comunque uno prima di trovarlo butta giù tutta la montagna. Vabbè. Sa che adesso comunque sono anche piena, devo buttare. Comunque, vabbè, il discorso è questo, funziona praticamente col suono, quando è molto molto forte lì dovrebbe essere punto, non è chiarissimo. Però ma io lo sto prendendo solo. E no, perché sono anche piena. Aspetta,
Allora, buttiamo un po' di roba. Buttiamola lontana perché sennò va a finire che. Comunque non ci sono nemmeno nemici. Cioè, da un lato buono, però se mi devo farmare questi qui ci metto 6 anni. Ah, buttiamo questa che non so che serve per il momento. Oddio. Dove l'ho presa tutta sta roba poi? Tutta roba che mi potrebbe anche servire. No, vabbè, ma che cavolo è sta roba? Ma dove è uscito fuori? No, 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 aiuto! Dunque, allora, quello lì dovrebbe essere il famoso golem. Aspetta che. Ah, ma c'è anche il piccone che è andato praticamente. Vediamo se le frecce si riesce. Ho visto che i cani lo attaccano. Per fortuna gli hanno anche tolto un po' di vita. Ste frecce del cavolo non ne fanno un cavolo, come sempre. Oh, mamma mia. Che qua vuole giù più che altro. Ecco, appunto. Aiuto. Vorrei andare troppo indietro che poi me ne vado giù dal monte. Sì, e purtroppo, vabbè, la tecnica dovrebbe essere questa, ma comunque sti archi fanno pochissimo danno. Te mi hai beccato. Cos'è quella luce rosa che c'è poi? Cos'è sta roba? Ah, le famose uova di drago, cavoli. Che fortuna! Ma si possono rubare così o arriva la madre? Vabbè, ma è morta di che? Ah, ma vedi, si ammazzano tra di loro. Questo comunque è uno dei più forti probabilmente qua nella zona. A parte i lupi che sciottano. Sì, ma ci metti 50 anni. No, ma ce n'è un altro laggiù. Beh, mentre loro combattono, io provo a prendere l'uovo, vediamo cosa succede. Devo avere anche tanta stamina. Non c'ho l'inventario pieno. Che caspiterina. Buttiamo queste. Via, via, via. Ah, già, giusto, dicevo. Ho visto una guida che pesa un sacco di peso. Vabbè, cerchiamo di scappare prima. Comunque, a quanto pare non arriva nessuno. Vabbè, per il momento. Sì, ma con questo problema del peso, diamine. Vabbè, a parte il discorso che pesa ben 200 kg, quindi vabbè, è praticamente impossibile se non ti butti tutto poi. Ma anche dice qua, vedo che dice che non si può portare nel teletrasportatore, quindi altra fregatura. Cioè, uno lo porta in base, ma adesso lo devo mettere qua nella baita. Vabbè. Che poi, tra l'altro, non so nemmeno a che cosa serva sto uovo, però qualcosa serverà. Cioè, forse posso farmi un drago, ma non so come farlo schiudere. O se magari serve a fare qualche pozione, qualcosa. Non ho idea. Vabbè, comunque lo lascio qui. Adesso mi svuoto e cerco di arrivare alla baita. Dunque, allora, ho letto una guida che praticamente è stata un po' una mezza delusione perché dice che le uova servono praticamente per andare a summonare. Poi il quarto boss. Io speravo di poter avere un mio draghetto privato, come funziona praticamente su Ark, che si possono far schiudere le uova, ma purtroppo serve soltanto per summonare il boss. Vabbè, tanto uno l'ho già trovato, sta là, e l'unico problema appunto è che pesano ben 200 kg, quindi bisognerebbe svuotarsi tutto l'inventario e andarlo a raccogliere, segnarsi dov'è che lo trovate, il nido, svuotarsi. Qui purtroppo è un po' così questa situazione. Va bene ragazzi, per oggi abbiamo terminato. Io adesso poi tornerò di nuovo lì a raccogliere l'argento perché tra una storia e l'altra non ho ancora preso nemmeno una pietra d'argento. E vi ringrazio di aver visto, come sempre vi chiedo un bel mi piace. Se avete comunque delle domande, fatelo qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!